Carmine! Cittadini di Grazianese, Brezza e Borgo Appio! Ma c'è solo Grazianese qua adesso! Non fa niente, basta il pensiero! Va bene! Allora, Geppetto, vuoi presentarti a tutti quanti e dirci chi sei? Qual è la tua professione? Cosa fai? Io sono Geppetto, il politico perfetto! Ho 50 anni e sono 60 anni che sto in politica! E mi ho speso una vita per questo mestiere! Quindi sono hai 60 anni e fai da 50 anni, o hai 50 anni e fai da 60 anni? E allora non capisce, vieni a parlare qua in me. Sto 50 anni e sono 60 anni che faccio politica. Un applauso a un uomo che fa politica e si è di prima di essere nato. Allora, una vita è spesa. Una vita? Spesa. Spesa. L'ha fatta spesa. Comunque, allora ci ha detto, dici a tutti quanti quali sono le tue idee per la prossima. Ci sono tanti bambini, penso che avrei pensato ai bambini. Prima di tutto il punto fondamentale, cari bambini, è votatemi. Sì, è chiaro questo, ma mettiamo subito le cose bene in chiaro, altrimenti qua è inutile che parliamo. Facciamo una cosa, chi vuole votare Geppetto il politico perfetto, mangi la mano. Lavoro per il politico perfetto! Geppetto, 10 voti! Per favore se ne andassero, che qua non sono bene accolti. Ah, il comizio del partito della Pagnotta, deve andare solo chi vota il partito della Pagnotta. Perfetto, aspetta, Geppetto, vuoi raccontare a tutti il motivo del perché il partito della Pagnotta? Perché noi abbiamo grandi progetti per i vostri interessi. No, aspetta, attenzione, le persone non sono stupide, puoi ripetere il gesto che hai fatto. Noi abbiamo grandi progetti. Per chi? Per i vostri interessi! No, la mano! Faccio vedere bene cosa ho fatto con la mano! Noi? Io? Ah, ecco! E se sono per ora sono solo io, poi vediamo! Qual è la lista? Poi noi! Geppetto sindaco! Com'è? Geppetto sindaco! Un applauso a Geppetto sindaco! Io ho grandi progetti per i miei, per i vostri interessi. Ah, ecco. Un applauso per i nostri interessi, l'unico politico. Quali sono? Cari bambini, per il bene di questo paese, che è il paese che amo. No, aspetta, Geppetto, questa frase già l'ho sentita, è copiata. Non è vero. Come no? Grazianese è il paese che amo. Sì. Qui ho le mie radici. Sì. Ma non eri di Pontelatone tu? No, vabbè. Andiamo avanti, senti Geppetto, cos'è che vuoi promettere per questi bambini, per il prossimo inverno, per la prossima estate? Cosa? Cari bambini, d'estate gelato gratis per tutti! Per tutti! Promesso, qui stanno chiedendo, votatemi! Dici un'altra cosa, Geppetto! Per i grandi invece cosa hai preparato? C'è sta la signora là che ci sta chiedendo appunti. Dov'è? Sta là, signora Melina, sta vendendo appunti. Allora, cara signora! Melina, signora Melina! Melina! Cara signora Melinda! Cara signora, di nuovo, cara signora Melinda, per voi ticket tasso gratuiti! Ok, Geppetto, allora, noi sappiamo che stai lavorando tantissimo per la tua campagna elettorale, noi soltanto oggi che è il giorno di carnevale ti abbiamo voluto presentare alla cittadinanza. Allora, dici sinceramente, Grazianese merita di più? Certo! Grazianese merita Geppetto! No! Cioè, Grazianese merita di più! Signore, posso fare una domanda al signor? Ti vogliono fare una domanda, ecco! Dipende! La stampa! Salve, io sono rappresentante della stampa dei bambini. Allora, volevo chiedere, ma si può fare qualcosa per non andare più a scuola? Certo, fate come me! E non andare più a scuola! Andatevi al bar e alla politica! Ragazzi, è tutto uno scherzo! Ciao!
ma la donna Paola mi tiene in mondo. Stacca. Ah, aspetta, perché...